Luca, ci sei? Sì. Allora, Federico Mello per il Fatto Quotidiano, siamo in via dei Tribunali a Napoli, siamo alla pizzeria storica di Napoli di Gino Sorbillo, che ha fatto parlare tanto di sé per la pizza buonissima che fa, ma anche per questa iniziativa dopo gli insulti contro i napoletani, in questo caso non sono grati di leghisti. Ciao Gino. Salve, ciao a tutti. Allora, raccontaci un po', quando hai deciso di mettere questo cartello? Dopo Pontida, sì, che ci sono stati quei cori? Sì, dopo Pontida mi sono sentito molto offeso e mi è venuta di fare questa reazione pacifica, questa reazione simpatica, divertente pure, a tratti divertente, di negare la buona pizza napoletana a coloro che hanno questi atteggiamenti così, voglio dire, stupidi. E quindi noi che rappresentiamo il territorio con le sue eccellenze, sia per la farina che usiamo, per il pomodoro, per tutto quello di cui la pizza è fatta e quindi preparata, diciamo no alle loro atteggiamenti, quindi rispondiamo con un prodotto colorato, genuino, al grigiore delle loro offese. E per retorica abbiamo fatto questa iniziativa, abbiamo... La statuina di Bossi hai anche. La statuina di Bossi con la pizza. Dove l'hai presa? A San Gregorio Armeno? Sì, questa è del maestro Ferrigno, Marco Ferrigno, con la quale abbiamo intrapreso questa iniziativa. E poi qui abbiamo messo questo francobollo double fass. Questo francobollo che per attaccarlo bisogna, cioè, un Bossi un po' volgarmente sputarlo, okay. Non so se si può dire, okay. Quindi entrambi i lati, e quindi poterlo affrancare e spedire. Ma immagino, a quante persone del nord hai fatto mangiare la tua pizza? Io a tantissime. Noi in effetti siamo quasi tappa fondamentale obbligatoria per tanti turisti che vengono a Napoli, e siamo apprezzati, cioè noi vogliamo dimostrare l'Italia, la Napoli che lavora, cioè noi vogliamo questa reazione per dire ai problemi, diciamo, che ci sono, dei camorristi, voglio dire, ci pensa, e ci pensa anche molto bene la magistratura. E noi, diciamo, come pizzaioli, ci sono tante altre classi di lavoratori che stanno a Napoli, in Campania, che fanno il proprio dovere, anzi sono pure da esempio agli altri, perché hanno uno spirito, e poi c'è chi invece fa altre scelte nella vita, ma i napoletani buoni pure ci sono. Ma cosa vuoi dire? Ti salutiamo ai leghisti che non sono razzisti. Sì, loro sono ben voluti, cioè io qua sono per tutte le persone normali, tranquille, che davanti a una pizza non devono avere confini. In effetti la pizza non deve, va bene a tutti, a tutte le culture, e figuriamoci ai padani, però i padani con quegli atteggiamenti da noi non sono graditi. Bravo. E quindi ecco la risposta della pizza napoletana. Condivide, signora. Condividiamo. E basta di finire con questi accusi. Di dov'è lei, signora? Io sono una napoletana doc, okay. Va bene. E sono contentissima di avere queste cose, perché noi siamo persone stupende, non hanno avuto mai l'onore di conoscerci come siamo dentro. Qua abbiamo un altro commento da uno chef, un notissimo chef, Mario Pallone, della Stanza del Vizio. Mario, lei le fa mangiare leghisti. Faccio mangiare il mondo, che mi interessa il mondo, non mi interessa le leghisti. Il resto del mondo. Questi mondo, cori sono inappropriati, Mario. Mi interessa il mondo in generale. E la pace. Non ho proprio bisogno di stare gli altri questioni. Va bene. Grazie Gino, buon lavoro. Da Napoli è tutto, con la pizza, salutiamo. Grazie. E la pizza è pace. Buon lavoro, grazie. Ciao.